Quella che abbiamo ascoltato era La locanda dei sogni di Marco Zelli. Che impressione? Guarda, io credo di ripetere un po' quello che forse ho detto l'altra volta su questa canzone. L'arrangiamento ti gioca nettamente contro. Tu sei molto bravo, questo ormai è ripetitivo, e noi più andremo avanti, se andremo avanti, più diventiamo esigenti. Quindi no all'arrangiamento, sì a te di nuovo. Guarda, è esattamente quello che penso anch'io, cioè l'arrangiamento proprio... C'è da migliorare. Sì, lui ha bisogno di un produttore, perché lui è bravo, ma ha bisogno di una produzione, perché era tutto un po' veramente, Marco, sì, distraente, troppe chitarre, troppa roba. Te sei molto... Lui ha detto una cosa bellissima prima, ti ha paragonato, non paragonato, però sarebbe bello produrti in un certo modo, poi te lo diremo. Frank. Aderisco perfettamente a quello che è stato già detto, posso aggiungere soltanto che probabilmente sei troppo didascalico, forse per timidezza, forse non so perché, ma sarei più interiore, come sai fare te, te lascia perdere i movimenti, verranno da sé. Ma approfondiremo tutto quello che i nostri giudici avranno da dire al nostro Marco nella terza parte. Io vi rimando tra poco con la seconda parte di Bonus Track. Eccoci qua per la seconda parte della decima puntata di Bonus Track. Dove sono? Sono sempre dalla nostra grandissima vignettista Elena, che stavolta ha fatto una vignetta un po' diversa. Ma prima di guardare la vignetta di questa sera, vengo da voi, carissimi giudici. Eccoci qua. Siete rimasti soddisfatti della vignetta che ha fatto su di voi nella puntata precedente o no? Assolutamente sì, fantastica. Tra l'altro... Che superpotere avresti voluto? Siamo in fascia protetta. Ah, vabbè, allora. Passiamo allora alla Laura subito, guarda. Non voglio sapere niente. Che domande gli fai? Hai ragione, era sbaglio sempre. Era retorica la domanda. Erro. Sì. E io che vorrei... Sì. Beh, lei mi ha fatto un regalo, ha detto che con la voce calda così, io già sono felice, lasciamo perdere. Franky? No, io sono offeso, mi ha fatto troppo basso, non sono mica così io, eh. Vediamo, guarda. No, non è mica vero, era fatto in dimensione reale, 1-1. Prendi poco in giro, Franky, proprio su questa cosa vado a di basso in basso, perché la nostra Elena mi ha disegnato. Mi ha fatto me con un resta collegato. Vi ricordate Matrix? Ecco, praticamente sono collegato qui. E Neo si chiama, mi sono ricordato, non mi ricordo già il cognome, me l'hanno detto prima. Però ogni scusa è buona per sfottere il conduttore. Questo è per tutti voi, quindi fatemi un applauso perché mi sfottete continuamente. Per piacere. Ma andiamo dal secondo gruppo di questa sera. Sono con Roberto di Quello d'Arezzo, mi preme, anzi prima salutiamoci, ciao, ciao perfetto, ciao. Mi preme però una questione rispetto alla vostra partecipazione alla prima fase. Quello d'Arezzo, l'abbiamo trovato, l'avete trovato, è arrivato, non è arrivato? Allora sì, Quello d'Arezzo è sul palco già che ci aspetta, perché insomma di pochissime parole stasera, non so come mai, anche un po', c'è anche un po' una faccia... Forse un po' stanco magari. Dopo vedremo se i nostri giudici vorranno fargli qualche domanda a Quello d'Arezzo. Però ora un attimo serio, siete stati selezionati per la semifinale, non è stata una scelta facilissima quella che hanno dovuto prendere i nostri giudici, qualcuno era più favorevole, qualcuno aveva trovato qualche critica e qualche diciamo, critica in più rispetto alle vostre esibizioni, ve lo aspettavate di passare in semifinale oppure come avete valutato insomma, la vostra esibizione anche riguardandovi? Ma senti, capisco che ovviamente ci siano stati dei problemi, anche perché abbiamo presentato una canzone per le selezioni che poi non siamo riusciti mai a fare. Tienilo vicino alla bocca. Ok, vai. Perfetto. E quindi sì, ovviamente volevamo parlare già dall'inizio delle malattie venere, di questa canzone nostra sulle malattie venere, che ha preso chiaramente Quello d'Arezzo, ma poi alla fine per un motivo o per l'altro non riusciamo mai a portare. La prima volta... Perché insomma c'era un nuovo elemento che era entrato nel gruppo e quindi abbiamo portato un altro pezzo. Biodinamica, perché, ricordiamolo. Esatto, biodinamica, perché l'avevamo insomma preparato, insomma, più... Poi è stata una cosa insomma molto, molto veloce.
e stavolta invece non l'abbiamo portato perché quel solito elemento invece non c'è più nel gruppo. E quindi praticamente abbiamo portato di nuovo le malattie venere, però ce le teniamo tutte per noi, perché anche stavolta è andata via Nadia per motivi che chiaramente... approfondiremo nella terza parte. Sì, forse sì. Comunque ecco, c'è poi una canzone... o forse no! No, meglio tanto, comunque gli ho dedicato una canzone, a questo punto sentirete la canzone dedicata a Nadia, che tanto la vita è molto complicata, no? Alle volte. E allora niente, abbiamo fatto questa canzone che ci sembrava più adatta, anche perché... basta, se no parlo troppo. L'idea di te è la canzone, ma i giudici quale canzone vi hanno assegnato, che è la cover che invece porterete? Ci hanno assegnato la canzone di Rino Gaetano, Il cielo è sempre più blu. Basta, mi fermo. Sennò... ti fermo, anzi ti dico, vai okay, a preparare, vai. corri, come diceva un grandissimo Miguel Bosé. E applauso spontaneo, corri. Prima di andare ad ascoltare però quello d'Arezzo, come al solito, dicono di noi.